questa cosina l'ho presa a Venezia quando stavo con il mio ex, il giorno del nostro anniversario. Non mi ha fatto nessun regalo, zero, niente, ok? E quindi sono andata da San Lorano il giorno del nostro anniversario a farmi un regalo da sola. Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi ho diverse cosine da farvi vedere perché ho fatto un po' di shopping pazzo Nicole Style sia da Saint Laurent un bel po' di mesi fa, infatti vi avevo fatto anche vedere su Instagram che ho fatto questi acquisti, ma ancora non vi ho fatto vedere, quindi devo assolutamente aggiornarvi sulle cosine che ho acquistato, che appunto io ho già utilizzato, quindi sono già aperti i pacchetti, ma devo assolutamente farvi vedere perché sono, a parte che è uno shopping pazzo, insomma sono dei gioiellini veramente che secondo me vi piaceranno tanto tanto tanto, molto in stile Nicole. E poi appunto ho fatto shopping anche da Chanel, questo, stavo per dirlo il femminile ma vabbè che avrete già capito, allora questo l'ho preso a Venezia, questo invece a Dublino, quindi è passato un bel po' di tempo ma appunto non vi ho fatto vedere nulla e so che andate matti per i video haul super lusso, quindi oggi eccoci qua. E poi in realtà ho anche alcune cose da farvi vedere, un paio di cosine che ho preso da Sephora, un'altra cosa molto molto interessante che volevo farvi vedere, quindi iniziamo subito con questo video haul che è tantissimo che non ne faccio uno, mi va stranissimo e sono praticamente emozionata come se fosse il mio primo haul di sempre. Inizio spacchettando queste cosine che ho ordinato da Burga. Già vi ho parlato di questo brand qualche mese fa, quindi già lo conoscete, se non lo conoscete comunque sono custodie per cellulari, computer eccetera, però di ottima qualità e soprattutto anti-urto, perché mi hanno salvato il cellulare, ragazzi. Allora vi devo far vedere assolutamente, cioè io questa cover l'ho tenuta su tipo per 6-7 mesi, ragazzi, e mi ha salvato il cellulare. Voi non sapete quante volte, vi devo troppo far vedere, non so se si nota in videocamera, ma questa parte che è tutta, che ha perso un po' il colore per via di tutti gli urti che ha dovuto subire questa povera custodia, queste custodie sono favolose se siete come me, vi cade il cellulare costantemente a terra, perché hanno appunto questo bordo di supporto, rimane un po' più esterno rispetto al livello delle lentine della videocamera, lentine che io avevo rotto nell'altro cellulare, quindi ho veramente bisogno di una cover che mi salvi la vita. Questa cover, ragazzi, appunto si è rovinata perché mi è caduto a terra così tante volte, cioè è una cosa quotidiana, a volte più che una volta al giorno, sono solo io, ma mi cade costantemente, e quindi questa cover mi ha salvato veramente il cellulare. Siccome era l'unica che avevo di questa tipologia, ho voluto acquistarne altre due, eccole qua, c'è la dust bag molto carina e poi all'interno, voilà. Allora, prima ho preso questa con i quadratini rosa che è molto molto carina, naturalmente rosa, so che ve l'aspettavate, e poi ne ho presa un'altra, questo però ha un effetto marble, un effetto marmo molto bello e delicato, mentre questa è un pochino più giocosa. Appunto sono disponibili in tantissime tantissime colorazioni, vi lascerò il link al sito giù nel box informazioni, ci sono tantissimi stili, tantissimi colori. Queste sono le cover tough ed entrambe, anche queste, hanno appunto lo stesso bordo protettivo che rimane rialzato rispetto al resto della cover e che appunto, se siete come me che vi cade il cellulare costantemente, queste vi salvano il cellulare, soprattutto le lentine. Poi in pandan con la custodia per il cellulare ho preso anche la custodia per il mio MacBook. Eccola qua, da una parte riprende la fantasia della cover, è stupenda, dall'altra invece è semplicemente trasparente. Eccoli qua, cambiate la cover per il cellulare, quanto è carino, in pandan con il mio computer. E poi, ultima cosina che ho preso da Burga, questo è il laptop sleeve. Io la adoro, questa volevo prenderla già la volta scorsa quando avevo fatto l'ordine, ma era sold out e adesso sono di nuovo disponibili. Spero di non aver sbagliato la grandezza del computer, perché io ogni tanto le faccio queste cose. Mi sa che è perfetta, ragazzi, ed eccola qui.
Volevo anche questa cover che protegge molto molto meglio il computer. Se dovete viaggiare è fantastica, non so se si vede, ma appunto tutto questo bordo protettivo all'interno che tiene il computer a parte fermo ma anche protetto dagli urti. Anche per quanto riguarda le custodie dei computer, hanno tantissimi stili e tantissime misure differenti, quindi date un'occhiata perché non sono assolutamente tutti così rosa e super femminili. E poi dall'altra parte invece niente, sembrava volessi dire non so cosa, ma niente, è semplice nera opaca dall'altra parte, qui c'è il logo appunto del brand. Oltre a lasciarvi il link al sito Burga giù nel box informazioni, vi lascerò sia nel box informazioni che qua in sovrimpressione il codice sconto che mi ha dato Burga per voi. Ricordo, non ci guadagno mai niente se utilizzate i miei codici sconto, è importante questa cosa menzionarla, altrimenti mi viene detto sempre, e quindi il codice sconto è NicoleX15. Poi ho preso giusto qualcosina da Sephora, ma voglio assolutamente farvi vedere le cosine che ho scelto. Allora, primo prodottino è questa, ok, e questa crema al retinolo, il brand First Aid Beauty, si chiama appunto Retinol Eye Cream, è una crema al retinolo per il contorno occhi. Questa non so, vi devo dire la verità, se si trova in Italia, dovrei controllare perché non l'ho presa in Italia, ma ero alla ricerca di una crema per gli occhi con retinolo, perché se ci pensate tutti i prodotti che noi utilizziamo che contengono retinolo sono tutti soltanto per il viso, insomma il décolleté, e su tutti questi prodotti c'è anche scritto non applicare sul contorno occhi perché appunto sono troppo aggressivi per il contorno occhi, e quindi volevo trovare una crema contorno occhi che contenesse retinolo ed ho trovato questa. È formulata per pelli sensibili perché ero un po' preoccupata che potesse essere comunque troppo aggressiva per il mio contorno occhi, anche se è formulata per gli occhi, ma il fatto che sia appunto per pelli sensibili mi fa stare molto più tranquilla. E secondo me, se state utilizzando il retinolo, ma lo utilizzate soltanto su... io lo applico su viso, collo, décolleté e sulle mani, sempre, 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 non dimenticate le mani ragazzi, perché il retinolo sulle mani... Ho visto i risultati e non skippatelo, perché quando saremo più vecchie ringrazieremo la noi giovane che lo faceva, e quindi è molto importante che non saltiamo neanche il contorno occhi, altrimenti saremo tutte con una pelle bellissima grazie al retinolo e poi il contorno occhi tutto rugoso, no, e quindi appunto vedremo come sarà questa, questa crema, anche se i risultati del retinolo si vedono nel lungo termine, è così. Allora, la cosa più banale e più noiosa possibile al mondo, ho preso la Beauty Blender, perché ne faccio fuori di Beauty Blender veramente tipo 3 al mese, e quindi devo comprarne una nuova, e prendo sempre quella rosa pallido, rosa chiaro, perché quella fucsia quando la lavo rilascia colore e ho paura che il colore vada a finirmi sulla faccia quando mi trucco. Questa cosa ve l'ho già detta, non so se sono l'unica, ma la prima volta che ho visto quanto fucsia perdono quelle spugnette di quel colore, mi è venuto veramente un accidente. Poi ho preso due prodottini di Gisu, non ho idea di come si pronunci questo brand. La prima cosina che ho preso è il hair oil, il honey infused hair oil, che è appunto questo olio per i capelli che contiene miele. Eccolo qui, sicuramente lo conoscete, io già l'ho utilizzato e avevo la boccetta più grande che volevo prendere anche questa volta, ma era sold out, altrimenti avrei preso il, appunto, la boccetta più grande, perché ho già utilizzato questo prodotto per anni e la boccetta grande l'ho finita, quindi potete immaginare quanto mi sia piaciuto questo, questo olio per capelli. È veramente, veramente, secondo me, uno step sopra agli oli per capelli, quelli standard. Idrata ma senza appesantire, devo comunque stare attenta ad applicarne poco poco poco, perché sui miei capelli sottili appunto ne basta poco, altrimenti si ungono, però è fantastico. E siccome mi sto impegnando a curare di più i miei capelli, voglio dire a curare i miei capelli, perché prima quando avevo l'extension, cioè una cosa che io faccio ragazzi, vabbè io mi perdo in chiacchiere, questo video sarà lunghissimo, una cosa che io faccio quando metto l'extension è che divento tremendamente pigra per quanto riguarda la cura dei miei capelli, perché che cosa faccio? Cioè siccome ho l'extension, adesso non le ho più, ok? Però quando ho l'extension che sono
perfette, perché quando è l'extension i capelli sono sempre perfetti. Non sto tanto attenta ai prodotti che utilizzo e soprattutto spazio i capelli con troppa forza e in questo modo si spezzano. Quindi adesso che ho tolto l'extension e sto facendo ricrescere i miei capelli, che voglio che ricrescano belli e forti per quanto è possibile sul mio tipo di capello, appunto so che l'olio è molto 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 importante, specialmente se avete dei capelli molto porosi come i miei, e quindi sono tornata appunto su Jisoo perché mi era piaciuto tantissimo e dopo averne provati tanti altri di altri brand sono tornata assolutamente da lui. E poi altra cosina che ho preso sempre di Jisoo, perché questo continuavo a vederlo su TikTok, ragazzi, io ho dovuto prenderlo, cioè ne parlano tutti, la boccetta è carina, ebbene sì, io sono sempre quella, ancora quella che acquista anche per il packaging, perché secondo me è importante, ragazzi, l'occhio vuole la sua parte. Questo è il Honey Infused Lip Oil, è appunto un olio per le labbra. Voglio vedere se profuma di miele. No, in realtà non ha un buon profumo, però dovrebbe essere veramente fantastico, fantastico per le labbra, quindi speriamo, e se l'avete già provato fatemi sapere. Poi, altra cosina che volevo assolutamente farvi vedere è questo, ragazzi. Allora, mi dire che cavolo è, Nicole, è un frigorifero, che cosa ci stai facendo vedere, sei impazzita? Allora, non so se riuscite a leggere, ma c'è scritto SMEG. E poi sopra clicco. Allora, se avete visto la mia cucina, sono sicura di sì, io ho tantissimi, cioè diversi, elettrodomestici della SMEG, tutti rosa, sono un po' la mia passione, e sto già pensando al prossimo che voglio prendere della linea, ma quando ho visto questo, ragazzi, che non è un elettrodomestico, adesso vedrete, sono letteralmente impazzita, vabbè, se conoscete il nome clicco, già sapete. Questo, appena l'ho visto, ho detto, oh mio Dio, starebbe bellissimo nella mia cucina, devo troppo prenderlo perché è appunto rosa della SMEG, ma che cos'è? Cioè, l'ho visto in un negozio di vini, perché è una bottiglia di champagne. Veuve Clicquot è il mio champagne preferito e quindi non ci potevo credere quando ho visto che il brand del mio champagne preferito aveva fatto la collab con SMEG per produrre un prodotto rosa, cioè l'hanno fatta praticamente per me questa collezione, sono impazzita, l'ho ordinata dalla Rinascente, ma non so se è ancora disponibile, onestamente, penso fosse un'edizione limitata, l'hanno fatto sia in rosa che in arancio, perché l'arancio è il colore originale dello champagne Veuve Clicquot. Non so perché l'abbiano fatto rosa, probabilmente solo per me. Sono impazzita, la bottiglia di champagne è finita, ma ve la faccio vedere perché anche questa ha in esclusiva appunto l'etichetta rosa e anche quest'altro dettaglio in rosa. E sul tappo, perché adesso ho una storia interessante per voi, da condividere con voi, sul tappo, se vedete, c'è il ritratto di questa signora, e voi mi direte, ma chi è questa signora? Questa è Veuve Clicquot, significa vedova Clicquot, ed è proprio a lei che dobbiamo l'invenzione dello champagne, infatti vi immagino quei meeting, sapete, dove ci sono solo uomini, tipo Wall Street, che poi festeggiano con lo champagne, tutti ignari del fatto che se non fosse stato per le donne lo champagne nemmeno esisterebbe. E quindi la storia è che la vedova Clicquot, una volta che suo marito è venuto a mancare, che era poi il proprietario dei vigneti, di tutta l'azienda della produzione di vini, lei decise di fare una cosa un po' diversa dal solito. Già esisteva un vino frizzante, ma era molto dolce, si faceva in poco tempo, esistevano appunto tutti gli altri vini, ma non esisteva una cosa come lo champagne, e molti uomini le hanno detto, guarda che ci stai mettendo troppo, non c'è bisogno, ma lei decise che non era tanto importante la quantità che si poteva produrre in poco tempo di vino, diciamo, scarso, lei decise di lasciarlo riposare, di prendersi il suo tempo e di creare così, contro il consiglio di tutti, lei decise di creare così quello che oggi conosciamo come champagne. E questo pack particolare l'hanno fatto proprio per i 250 anni di Veuve Clicquot. Dopo di lui ne sono nati tantissimi altri, ma lui è l'originale e dobbiamo, ricordatevi sempre che quando
brindate con lo champagne, lo dovete ad una donna. Ma arriviamo adesso ai pezzi forti che so che state aspettando da tutto il video. Iniziamo da Chanel. Questa cosina è stato una... Ah no! Prima volevo farvi vedere un'altra cosa, sempre di Chanel, che è stato però un regalo, ma voglio troppo farvelo vedere perché è una figata e ve lo super super consiglio. Questo è il profumo, quello classico di Chanel, ok, questo è il numero 5, ma esiste in realtà anche per altri profumi, ed è il Travel Size, ragazzi, è una figata. Io non posso vivere senza i miei profumi preferiti e li porto sempre 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 con me in vacanza, ed è sempre difficile perché non so mai come portarli. Creo il profumino solido oppure utilizzo i campioncini che ho, ma non so mai come portare il mio. E questo è secondo me la soluzione per tutto, perché all'interno qui appunto si gira, molto molto semplice, si gira e da questa parte si spruzza il profumo. Quanto è buono! E poi c'è nella box, qui ai lati ci sono due ricariche del profumo scelto, che è una figata, è secondo me un'ottima idea regalo, ma soprattutto un ottimo regalo per se stessi, perché appunto vi salva. Adesso non vi metto più davanti altre cose, promesso, arriviamo finalmente all'acquisto. Chanel, appunto, questo l'ho fatto a Dublino, quindi un sacco di tempo fa, ma appunto non ve l'ho fatta ancora vedere, quindi piuttosto che vedermela indossata vi filmo un unboxing che vi piace un sacco. Caduta, ma c'era la camelia, appunto io l'ho già aperto, l'ho già indossata, ma c'era il nostro nastrino con il logo Chanel, come al solito, e qui il nostro pacchettino, rullo di tamburi, un po' di suspense, ta-ta-da-da! Non c'è niente. E qui c'è la dust bag, altro logo, nel caso ci dimenticassimo dove abbiamo fatto questo acquisto. Ta-ta-da-dan, ta-ta-da-dan. Sapete che non è una borsa, questo penso l'abbiate capito. Ta-ta-da-dan! E neanche qua si vede niente. Togliamo quest'altra protezione, ci arriveremo. Ok, aspettate che la sistemo un pochino. Ta-da! Ve la faccio vedere più da vicino, non si vede niente. Una collana con il logo Chanel sul ciondolino. E poi c'è questa pietrina rosa. È tipo di un... sì, un rosa antico con tutti... ecco, adesso si vede, perché prima mi sa che la vedevate bianca. C'è appunto questa pietra rosa e poi il logo, la catena è dorata, ma è un bel dorato chiaro, non è troppo scuro come colorazione. E lo vedete che il logo è strapieno di brillantini di strass. E poi c'è l'altro logo che in realtà sta dietro ed è il... la chiusura praticamente, ed eccola fuori dalla sua confezione, è stupenda. Cercavo appunto una collana che avesse il logo ma piccolino, che non fosse troppo esuberante, e quando ho visto questa sul sito mi sono fiondata nella boutique e per fortuna l'ho trovata, perché erano appena arrivate le cosine nuove, quindi questa veramente la adoro. Devo dirvi però la qualità, ormai sono 10 anni che faccio acquisti, sì, 10 anni che faccio acquisti da Chanel, se non di più, e devo dirvi con tanta amarezza, perché questo è il mio brand preferito, ma non sono l'unica che ne parla di questa cosa, devo dirvi che la qualità sia delle borse che dei gioielli Chanel si nota che sia andata più in basso, si nota per la qualità dei materiali, al tatto, non so bene come spiegarvela questa cosa, però appunto si nota nella pesantezza del materiale. Secondo me una collana così dovrebbe essere un pochino più pesante, c'è quasi la sensazione che sia vuota, passatemi il termine, non so bene come descriverla questa cosa, ma la sensazione che ho io e tantissime altre ragazze che comprano da Chanel da tanto tempo è che appunto la qualità sia, non che siano di bassa qualità, ma erano di più alta qualità, almeno questa è la sensazione che ho, un po' di anni fa, ecco. Con l'aumento dei prezzi è come se siano andati invece ad abbassare un pochino la qualità, che è un peccato perché appunto Chanel è il mio brand preferito al mondo, quindi
Non vorrei dirla questa cosa e non vorrei ammetterla, ma purtroppo è così. Rimane comunque qualsiasi cosa Chanel, quasi diciamo tutte le cosine Chanel, rimangono un investimento perché il prezzo di Chanel tiene in un modo incredibile. Praticamente solo Chanel e Hermès sono così, quindi questa in ogni caso non è un cattivo investimento perché volendo, se non mi dovesse più piacere, posso comunque rivenderla allo stesso prezzo o magari se aspetto abbastanza tempo ad un prezzo maggiorato, perché appunto ci sono tipo due aumenti dei prezzi da Chanel all'anno, quindi se aspetto un po' poi ci guadagno. Non acquisto naturalmente le cose pensando ah, la rivenderò, non la rivenderò, magari non mi piacerà, però voglio sempre capire se quello che acquisto è un buon investimento oppure no. Noterete che il mio acquisto è stato un acquisto un po' azzardato perché ci sono appunto tutti questi strass sul logo ed attorno alla pietrina rosa e come voi ben sapete le cosine Chanel, almeno mi era capitato con gli orecchini, le cosine Chanel che hanno gli strass tendono a perderli. È anche vero però che poi ve li riparano gratuitamente, quindi non è neanche tanto un grosso problema nel caso dovesse succedere, però appunto è stato un acquisto molto molto azzardato, speriamo non succeda, e mi piace tantissimo proprio il colore di questa collana, la utilizzo assieme ad altre collane, quasi mai da sola, ma mi piace fare un po' uno stack di collane tipo in questo modo. Vabbè, adesso ne ho solo una che è quella di Amabile con i cuoricini, ma appunto è stupenda. Arriviamo finalmente al pezzo forte di questo video, al mega acquisto che ho fatto da Saint Laurent a Venezia. È un qualcosa che io già ho da diversi mesi e che io ho già utilizzato, ma volevo troppo farvi vedere. Tra l'altro, questa fun fact, questa cosina l'ho presa a Venezia quando stavo con il mio ex, il giorno del nostro anniversario, non mi ha fatto nessun regalo, zero, niente, ok? E quindi sono andata da Saint Laurent il giorno del nostro anniversario a farmi un regalo da sola e ho comprato questa cosina qua. Needless to say, non siamo durati tanto. Questa è la box, anche questa tutta dorata, e c'è, dov'è? C'è anche il nastrino, ok, con il fiocchetto. E rullo di tamburi, ragazzi, super super rullo di tamburi. Non riesco ad aprirla. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Qui c'è il logo, spacchettiamo ed eccola qua. Ed eccola qui, ragazzi, in tutta la sua bellezza. Cioè, io la amo veramente. Non mi ricordo mai il modello, forse la Lulu Kate. Comunque, è un modello famosissimo. Io non mi ricordo mai i nomi delle borse che ho. Ed è quello con il pirulicchio qua, che tanto mi piace, appunto l'hardware è dorato, ma è un po' tipo un dorato invecchiato, perché non è troppo chiaro, forse un po' più scuretto come colore anche della catena, lo vedete. E la particolarità, questa borsa ha una particolarità, perché è la mia primissima borsa, ragazzi, in seta. Ebbene sì, questo non è cotone, non è stoffa e non è pelle, penso si capisca che non è pelle, ma appunto è fatta al 100% in seta. E guardate la luminosità, veramente la luminosità e la morbidezza della seta sono ineguagliabili. La adoro, non faccio che guardarla, è molto molto delicata, quindi non la uso assolutamente come borsa d'ogni giorno e sconsiglierei di farlo perché appunto la pelle sicuramente, almeno alcuni tipi di pelle sono sicuramente molto più durevoli della seta, ma appunto è una borsa gioiello fatta per le occasioni speciali e da quando l'ho vista me ne sono totalmente innamorata, anche perché ho tante borse rosa, è vero, ma di questa colorazione non ne ho perché è un rosa molto molto particolare, tipo più un rosa antico. All'interno è fatta in pelle dello stesso colore della seta e vi devo dire che come spazio non è male perché ci sta un bel po' di roba, quello che mi serve alla fine. Questa penso sia la misura media perché ho quella nera, sempre di questa linea in pelle però che è più piccolina. La amo, si può portare sia ovviamente a spalla che a tracolla.
È bellissima, è bellissima e appunto non vedevo l'ora di farvela vedere perché mi pareva troppo strano, ragazzi, avere delle cose per mesi, indossarle e il fatto che voi non le abbiate viste, perché cioè negli ultimi 15 anni della mia vita, che praticamente ho iniziato ad acquistare lusso con voi, quindi cioè, ho iniziato da che ero piccola a YouTube, quindi tutti gli acquisti di lusso che io abbia mai fatto nella mia vita, io li ho sempre condivisi tutti con voi prima di iniziare ad indossarli, ad indossare le cose che acquistavo. E questa volta che appunto sono mancata da YouTube e indossavo cose che non vi avevo mai fatto vedere, è stato tipo come tradire un'amica. Mi sentivo in colpa per questa cosa, vi giuro, quindi adesso cioè è come se mi fossi tolta un peso, cioè dalla coscienza, perché non mi sento a posto senza farvi vedere le cosine che ho acquistato. E poi voglio leggere i vostri pareri, voglio sapere se vi piacciono, voglio, spesso vi consigliate anche gli abbinamenti da fare, quindi per me è veramente improponibile. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, io vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!